Oggi abbiamo avuto il piacere di avere qui la prima tappa di un viaggio di istruzione organizzato dal Liceo Hugo di Firenze. È un liceo francese che ha deciso di utilizzare il percorso della strada degli scrittori per portare i loro studenti alla conoscenza delle diverse tappe letterarie della nostra Sicilia interna. Per cui abbiamo avuto il piacere di accoglierli presso il Cimitero dei Carusi, che c'è sembrato essere, insieme al Parco Letterario Rosso di San Secondo, che rappresento insieme alla Presidente Marisa Sedita, portarli appunto al Cimitero dei Carusi, perché quello è il luogo in qualche modo dell'identità e quello che giustifica anche proprio la frase di Rosso di San Secondo: Caltanissetta fa quattro quartieri, la meglio gioventù li surfarara. E a partire da quella identità nissena perduta, che però si è costruita tutta quanta la vicenda letteraria, poi nel Re della Zolfara, ma anche nell'Eratto di Proserpina, nella fuga di Rosso di San Secondo, la nostra seconda tappa li ha portati a quello che è stato il liceo classico Ruggero VII, frequentato da Rosso e che oggi è l'attuale biblioteca comunale Scarabelli. E l'ultima tappa con cui si congederanno da Caltanissetta per andare poi verso Re Calmuto sarà invece il Museo Mineralogico. Di passaggio faremo loro vedere sia la casa natale di Rosso di San Secondo che la casa in Via Redentore in cui ha abitato Sciascia, di cui quest'anno si celebrano i 30 anni dalla morte, e che speriamo di poter ricordare sempre qui a Caltanissetta attraverso le attività del parco.